40 anni sono troppo pochi per andare in pensione. Sono troppi per guadagnarsi un contratto a tempo indeterminato. Sono pochi per diventare senatrice. Sono tanti per mandare un bel curriculum. Ma sono anche pochi per smettere di pensare, di sognare e di desiderare. Io ho bisogno di avere questo figlio, va bene? Si possono mandar giù tante cose nella vita, ma non davanti ad un medico da cui sei andata a chiedere perché non arriva un figlio. Che ti fa sentire come se fosse colpa tua. Quanto tempo ho ancora per riprovare? Un anno? Due? Mi rimprovererei sempre tra 2 anni di non aver provato abbastanza, di non aver fatto tutto il possibile. Il problema è, vede, che noi uomini, quando vediamo una donna, non facciamo che commettere errori. Ma non mi sono mai arreso ai modelli imposti da questa società. Guardi lui, Leon. Mi ha accettato per come sono. Tu mi avevi detto di cercare tuo padre e noi abbiamo trovato qualcun altro. Allora, quando ero piccolo, l'orizzonte si fermava qui, dopo le curve di questa frazione. Dov'è che ci siamo ingannati? Eppure, io non ho mai smesso di amarti. Ma ti ha fatto male? È tutto il contorno che fa male. Non c'è nient'altro. Solo analisi, visite, controlli. È come una centrifuga. Si comporti come tutti gli altri giorni, non c'è nessuna prescrizione. Le cose non vanno mai come uno se le immagina. La vita ci mette alla prova perché vuole essere presa a morsi. Il mare mi parlerà sempre di te. Qui è dove nulla si sa e tutto si deduce. Non tutto è andato smarrito nel viaggio. Magari ci vorrà ancora tempo per andare oltre, per non aver più paura. In questo mentre ci sorprendiamo di noi, come dopo una lunga assenza, cercando un contatto con quel che è rimasto vero, che non si è cancellato.